Cittadini, territorio e carabinieri sono i temi del calendario storico e dell'agenda 2019 dell'Arma. Il calendario ormai è divenuto un oggetto di culto, con una tiratura che sfiora il 1,5 milioni di copie. L'edizione 2019 è incentrata sul tema dei siti UNESCO italiani, in vista della ricorrenza dei 40 anni dall'inserimento del primo sito nel Patrimonio Mondiale dell'Umanità e assieme ai 50 anni dall'avvento dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Le illustrazioni del calendario dell'agenda sono di Silvia Di Paolo. Ancora una volta il filo conduttore di questo calendario storico dell'Arma dei Carabinieri è il territorio, è l'Arma dei Carabinieri e il carabiniere. E quindi lo si evince dalla lettura di questo calendario, il tema dominante è la fusione dei carabinieri con il territorio, lo si vede anche dal punto di vista grafico in maniera molto molto chiara. C'è anche l'Abruzzo e nel mese di dicembre si fa riferimento alle antiche faggete del Parco Nazionale dell'Abruzzo, che rientra nel patrimonio dell'UNESCO. Questo è diventato un vero e proprio oggetto di culto, possiamo dire così, perché ha una tiratura notevole, è presente in quasi ogni ufficio, in quasi ogni casa. Anche quest'anno abbiamo raggiunto una tiratura di 1,5 milioni di copie, questo fa di questo prodotto editoriale uno tra i più apprezzati e più ambiti dai cittadini in tutta Italia e non soltanto, anche all'estero. Ricordo che ci sono anche delle versioni in inglese, in francese, e quindi insomma per tutti gli amanti del calendario storico dell'Arma anche all'estero. L'agenda è al 40° anno di pubblicazione, è stata pensata sul tema dei carabinieri nella letteratura. C'è anche l'Abruzzo.